vivere. Non puoi morire. Non voglio che succeda qualcosa a Maria Antonietta. Per favore, non devi pensare al peggio, Giulia. Prendi questa pastiglia, ti aiuterà. Prendi. Su, coraggio. Buongiorno, dottoressa. Come va? Salve, come sta, dottor Silva? Si corre da una parte all'altra. Come al solito. Giulia, che ti è successo? Vede, il problema di Maria Antonietta. È rimasta molto scossa. Maria Antonietta? Non era andato tutto bene? Sì, l'hanno operata un'altra volta. Ah, mi dispiace. La posso vedere? Non lo so. Il dottor Lopez è con lei, però non si è ancora svegliata. Corro subito da lei. Povera ragazza. A dopo. Ascolta, Giulia. In queste cose ci vuole calma. Non lo so. Non so cosa mi succede ultimamente. Tutti i problemi con Riccardo. La malattia di Antonietta. Non lo so. Non so cosa mi succede. Giulia, pazienza. Tutto passa. Sì, certo. Però quando? Io vorrei risolvere i miei problemi con Riccardo. Vorrei finalmente sposarlo. Vorrei che Maria Antonietta si curasse, che guarisse. Senti, Giulia, per il matrimonio c'è sempre tempo. Non lo so, mi creda. Forse sarò più impaziente delle altre o sarò più innamorata io del mio fidanzato. Sai, ho sempre pensato che nel rapporto tra un uomo e una donna è l'uomo che deve amare più della donna. Capisci? Io, per esempio... So che Juan mi ama molto di più di quanto lo ami io. Scusate. Salve, Lucia. Vedo che non porta più la benda. Si sente bene? Sì, grazie, sto bene. Che c'è? È successo qualcosa? No, non è successo niente. Sono venuta a prendere delle cose per il dottor Jimenez. Giulia, come stai? Male, come devo stare? Capisco. Per Maria Antonietta, non è vero? Sì, per Maria Antonietta e il resto. È inutile che gliene parli, tanto lei è dalla parte di Marta Galvani. Senti, Giulia, io non sono dalla parte di nessuno, ma di quello che è giusto. Allora le sembra giusto che lei cerchi di strapparmi Riccardo? Eh? Marta non è una di quelle donne che si intromettono in un matrimonio o in un fidanzamento per distruggere una coppia. Cosa voleva dire? Non lo so. Cosa le è successo? L'ha guardata in un modo molto strano. L'ha fulminata con lo sguardo. Perché? Veramente non lo so. Sa una cosa, Brenda? Era come se volesse accusarla di qualcosa. E perché? Quella signora non la conosco. Può darsi che la conosca lei. Niente. Non lo so, mi sembra impossibile. È cieca. In giro da qualche parte, lontana dalla sua casa. Non lo so, Guillermo, è incomprensibile. Sì, sì. Io ho paura persino a pensarci. Sì, anch'io. Mi sento male. Non riesco a combinare niente. Non posso fare a meno di pensare a Marta, no, non posso. È come un'ossessione. Che cosa può esserle successo? Che cosa? Dobbiamo scartare l'ipotesi dell'incidente. La polizia lo saprebbe, no? E ci avrebbero avvisato. E se qualcuno l'ha aiutata, beh, le avrebbe domandato dove abitava, chi era, le avrebbe detto... Non lo so, io non lo so. Scusate. Sì? Cosa c'è, Giulia? Il dottor Andrade la sta aspettando nel suo studio. Ah, sì, 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 è vero, lo raggiungo subito. Dopo ne parliamo, eh? Sì, Julio. Ha pensato a quello che le ho detto? Inevitabilmente. Mi fa piacere. Non le conviene scartare la mia proposta. Non ho detto questo. Bene, questa è una battaglia a cui noi due partecipiamo. Però lei deve vincere per il suo amore e io per il mio. Arrivederla.
Riccardo Contreras, tu non meriti Marta più di me. Bene, dottore. Ho fatto tutto quello che mi ha detto lei. Adesso è tutto pulito e anche io e Maria. E come vede, comincio anche a comportarmi meglio. Aveva ragione lei, dottore. Perché succede che una si trascura un po' e non è da infermiera. Posso andarmene, dottore? Sì, come no. Però, senti, sia tu che Maria dovete venire prima la mattina. Sì, certo, dottore. Ah, senta, dottore, una cosa, ecco. Ha deciso se affitterà la stanza là a casa della signora Melesia? Perché mi ha detto che è già pronta. Sì, qui non c'è posto di certo. Bene, allora vado subito a dirglielo. Ok. Sera, dottore. Arrivederci, a domattina. A domattina. Scusi il permesso, dottore. Non è lei il nuovo medico che hanno mandato? Sì, certo, sono io. Hai bisogno di me? Per darle la mano e conoscerla. Perché lei è un gran buon medico. Mi chiamo Cristobal. Cristobal Quevedo. Per servirla in qualsiasi cosa lei voglia. Io sono Riccardo Contreras. Scusami, come fai a sapere se io sono un buon medico o un macellaio? Sono appena arrivato. Perché sono il padre del ragazzo che lei ha curato. Ah. E lei è un bravo medico, si vede dall'aspetto. Ah, davvero? Mi fa piacere. E sono sempre a tua disposizione, amico Cristobal, no? Ah, ho delle noci di cocco. Sono fresche e dolcissime. Le ha appena colte mia moglie. Bene, grazie, molte grazie. Mi piacciono. Fammele vedere. Sì. Vediamo un po'. Sono anni che non ne gusto una buona. Guardi qui. Bella. Ah, un'altra cosa, dottore. Io ho un camioncino. Ho una trappoletta così, mezzo scassata. Ma se ne ha bisogno per qualsiasi cosa, non deve fare altro, ecco, niente altro che dirmelo. Molte grazie. Non lo dimenticherò, amico Cristobal, te l'assicuro. Ah, perché se all'improvviso le viene voglia di andare a Cicirivice o allo Scaios? Beh, senta, dottore, non la disturbo più. Allora, arrivederci, eh? Arrivederci, certo. Arrivederci. Ti avrò perduto per sempre, Marta. Non mi lascerai avvicinare più a te. Su, coraggio, beviti questo. Non voglio vederti morire di fame, ci mancherebbe. Grazie, Moncia. Ah, dottor Galvan. Da quando se n'è andato, quante calamità hai in questa casa. E la mia povera bambina, così buona e così allegra. Accidenti, che tristezza, no, Celia? Che disgrazia impensabile. Oh, Moncia, basta. Così non si può più continuare. Beh, è vero, certo, Celia. Tu hai ragione, però, sai, mi dà un gran senso di tristezza. Anche a me. Capisci? Marta deve essere ancora viva. Chissà dove, ma viva. Sì. Se così Dio vorrà. Grazie, Moncia. Prego. Che tristezza e che vuoto in questa casa. E noi qui come due anime in pena. Bene, sia fatta la volontà di Dio. Già. Eravate così felici in questa casa. Chi si sarebbe immaginato una serie di tragedie così sconvolgenti? Marta. Oh, Marta, dove sei? Che ne sarà stato di te? Padrino mio,
Se tu fossi vivo, sarebbe tutto diverso. Marta non starebbe passando tutto questo. E io neppure. Questa stanza è tanto piena di te, Marta, e nello stesso tempo tanto vuota. Pronto? Sì, qui è casa Galvan. Chi parla? Com'è? Senta un po', cosa ha in mente? Fino a quando ci disturberà? Per lei le disgrazie altrui sono fonte di gioia. Non ha nessun sentimento, lei. Lo capisce che noi stiamo morendo dall'angoscia. Che gente. È incredibile. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Mi scusi, senta. Sì, mi dica. La dottoressa Brenda Arismendi lavora qui, se non sbaglio. Sì, signore, infatti. Vorrei parlare con lei, per favore. Un momento, adesso gliela chiamo. Grazie, signorina. La dottoressa Brenda Arismendi è desiderata al centralino. La dottoressa Brenda Arismendi. Scusi. Ospedale generale. Sì, sì, certo. Sì? Sì, sì, un momento. È normale. Però guardi com'è ridotta, poverina. Beh, è naturale. Non devi perdere la prospettiva della realtà solo perché è amica tua. Vede, sono preoccupata, Brenda, e questa è la verità. No, senti, Giulia, non devi prenderla così. Sta recuperando. La dottoressa Brenda Arismendi è desiderata al centralino. Oh, ho sentito. La dottoressa Brenda Arismendi. Ho sentito. Sarà il mio fidanzato. Ci vediamo e stai tranquilla. A presto. Ma che sfortuna, vero Maria Antonietta? Ma dobbiamo tenere duro. Devi ristabilirti completamente per le nozze di Elsa e Carlos. Mi hai sentito? Sarà una cosa grande. Fa anche tu la tua parte. Insomma, aiutati anche da sola, devi farlo. Barrado, se chiedono di me io sono al quarto piano, ok? Sì. Grazie. Lucia. Lucia. Ciao, Juan. Sono pronta. Ciao, Brenda. Sì, certo, subito. Salve, Lucia. Arrivederci. Buongiorno, Barrado. Arrivederla, dottoressa. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Chi è? Non è la casa di Marta Galvan? Celia, sei tu? Sì, sono io. Con chi parlo? Riccardo. Sono io, Riccardo Contreras, il dottor Contreras. Che si è saputo di Marta? Niente, dottore. Finora niente. Sono molto angosciata, capirà. Beh, no, calmati. Vedi, io ho telefonato da voi, beh, perché... Senti, ti chiedo di scusarmi, Celia. Il fatto è che lo so che ti ho disturbato, ma ho bisogno di sapere di lei. Lo capisci? Sono molto preoccupato. Chiami quante volte vuole, dottore. Non si preoccupi. Sono sempre a sua disposizione. Grazie, Celia. Grazie infinite. Marta. Oh, accidenti, dottore. Mi scusi se sono sparito. Oh, poveri noi, cos'è successo? Avanti, dottore. Ah, guarda, guarda, sembra che stia per spuntare una lacrimuccia. No, no, non è niente, non farci caso.
Non deve mica vergognarsi, sa, io la capisco. Anche noi uomini abbiamo a volte i nostri momenti di debolezza. Anch'io, a dir la verità, ne ho avuti moltissimi in vita mia, se vuol proprio saperlo. Per caso ha problemi con una qualche donna, che è l'unica cosa in grado di metterci così al tappeto? È un problema serio, sai. Un problema molto serio. Bene, allora andiamo a prendere un po' d'aria di mare. E vediamo un po' se le porta via i pensieri tristi. A proposito, non ti ho ancora ringraziato di avermi portato fin qui a Cecirivice. Ti ho dato un bel disturbo, Nico. Ma che disturbo, dottore, scherziamo. Sono stato io stesso a offrirle quel catorcio del mio furgone per portarlo dove avesse voglia di andare. Forse è meglio se torniamo a Tokuyo. Non è forse venuto a Cicirivice a rifarsi gli occhi con queste ragazzotte tutte strette in quei costumi da bagno piccoli così? No, no. No, Cristobal, non me ne importa in questo momento. Ah, caspita, dottore. Comunque, come vuole, di qui o di là, ebbene, io sono, come si dice, a sua disposizione. Andiamo, allora, andiamo. Chi è? Sono io, Maria Antonietta, il dottor Lopez. Dottore, com'è andata? Come sto? Oh, beh, bene, abbastanza bene. Mi fa male. Oh, ma è normale, non preoccuparti. Ti farà male per alcuni giorni, sai, ma è normale, passerà. Sono qui all'ospedale. Mm-hmm. Ho tanta sete. Purtroppo per ora non puoi bere. Devi aspettare un po', capisci? Ma fino a quando? Beh, almeno fino a mezzanotte. Bugiarda, non è vero che fa male. E mia madre? È andata via, ma ha passato quasi tutta la sera con te. E il mio orsacchiotto dov'è? Eccolo qua, prendi. Ho un gran sonno, dottore. Questo mi fa molto piacere, perché devi riposare. Davvero è andata bene, dottore. Mm-hmm. Quindi non morirò. Ah, per favore, qui è proibito parlare di morte. Te l'ho già detto o sbaglio? Sì. Allora sono viva. Sì, direi di sì. Ma non farmi più prendere certi colpi, perché altrimenti mi arrabbio davvero e mi riprendo l'orsacchiotto. No, no, mi piace tanto, dottore. Non se lo riprenda, per favore. Dio mio, mi fa male. Ci sono ancora speranze, Maria Antonietta. Grazie a Dio. Ci sono ancora speranze. Beh, sai com'è, la speranza è l'ultima a morire, no? Se questo ti fa contento. Senti, non so se mi fa contento o meno. L'unica cosa che ti dico è che a una pietra basta darle colpi, colpi e colpi e alla fine si spacca. Cosa vorresti dirmi con questo? Non lo capisci? Pensa che il semplice fatto che sei qui con me a prenderti un caffè per me rappresenta un vero trionfo. Questa poi. Sì, è vero. E poi volevo dirti di lasciare da un lato la superbia e di deciderti finalmente a venire con me alla festa di Gonzales. Come? Di nuovo? Ti ho già detto che non posso. E perché? Perché no, scusa, perché no? Non ho nessuna intenzione di andarci. Primo, perché non ne ho voglia. E secondo, perché non c'è il mio fidanzato, mi spiego? Il tuo fidanzato? Sì, esatto. Come ti si riempie la bocca dicendo questo, il mio fidanzato? Sta attento, sta molto attento, bada a quello che dici. Ma ascolta, come fa una ragazza carina come te a stare con un tipo come Riccardo Contreras? Uno che non ha niente, né presenza, né eleganza, né distinzione, né classe, niente. Non è che uno dei tanti. Tu invece hai tutto questo.
Pensi di essere l'uomo ideale? Hai mai provato a guardarti allo specchio? Guardati. Beh, non vorrei far paragoni, spero. Non è possibile. Ah, guarda un po' là. Guardate chi c'è. È vero, più si vive, più se ne vedono. Giulia, che era così innamorata di Riccardo, è gelosia di qua, è gelosia di là. Il mio fidanzato, beh, guardatela. Eccola in compagnia di qualcuno che è da tempo che le ha messo gli occhi addosso. Che vuoi, Moreno? Si sarà detta asino legato, legna sicura, no? Già, proprio così. Oppure si è resa conto che il tempo perduto non glielo ridà nessuno. Su, avanti, signori. Andateci piano. Certo che nel mettere un'etichetta alla gente voi non perdete tempo, eh? No, nessuno voleva essere maligno, no. Sarà, ma una cosa è certa. Giulia casca bene con Agustin, perché il padre di Cioè è pieno di soldi da far schifo. Ah, ma certe toccano tutte le fortune. Ma senti, dimmi un po', Moreno, sei invidiosa per caso? Chi, io? Oh, ma che? No, per carità. Io, mio marito e mio figlio, e sono a posto, capito? Sì, ma quindi non dirlo più. Volevo dirti una cosa, Moreno. Non andarlo a raccontare a tutto l'ospedale, ok? Beh, senti, Felipe, io non sono una pettegola. No, io... A me degli affari altrui non mi importa niente. Ah. Assolutamente niente. Meno male, perché altrimenti... Ehi, che succederà? Stanno litigando? Guarda che faccia. Beh, senti, se devo dire la verità, ho accettato questo caffè perché la smettessi di insistere. Però che non diventi un'abitudine. Capisci? Non voglio finire sulla bocca di tutti quanti. Beh, perché dici questo? Perché? Guardala dietro. Indovina un po' su chi stanno malignando. È un bel pezzo che ridacchiano. È un bel gruppetto di malelingue. Ma scusa, non dirmi che hai paura dei pettegolezzi della gente. No, non ne ho paura. Non ho paura di nessuno io. Ma se posso evitare i guai, li evito, ok? Ciao, Augustino. Ehi, ehi, aspetta. Non andiamo più al cinema. Cosa? Al cinema? Ho detto caffè. E caffè è stato. Chiuso. E per favore non offrirmi un passaggio, perché oggi mio padre mi ha dato la macchina. Va bene? C'è altro? Allora ci vediamo. Ciao. Che è successo, Augustino? Cosa vuoi dire? Ah, questo adesso fa lo gnorri. Ho visto benissimo come ti ha piantato in asso. Ma là quel paese. Ci vediamo. Su, forza, dottore. Avanti, venga un po' a casa mia. Coraggio, ci faremo una bella partita a domino. No, Cristobal, ti ringrazio, ma sarà per un'altra volta. Ora non ho voglia di fare niente. Non deve prenderla così, dottore. Non si deve rintanare come un vecchio orso. Deve scuotersi. Eh sì, andiamo a farci un bagno al mare, tanto per sgombrare la testa dai cattivi pensieri. Preferisco andare a dormire. Ho parlato con quella signora che mi affitterà una stanza. È una brava persona, sa, dottore. E cucina benissimo. Prepara certe zuppe di fagioli da mangiarsi anche la pentola se si hanno buoni denti. Beh, se cambia idea, venga pure da me. Scusa, ma dove abiti tu, Cristobal? In quella casa dipinta di giallo dopo la chiesa. È l'unica di quel colore. Va bene, vedremo, Cristobal. Grazie. Ecco, se vuole, noi stiamo là, dottore. Arrivederci. Marta, se tu non mi ami e vuoi vivere senza di me, che posso farci? Imparerò a vivere senza di te. Tenterò di pensare a Giulia e mi sposerò con lei.